Ciao a tutti, siete sintonizzati sul canale di Gabbro TV. Io sono Gabri e oggi siamo qui in un nuovo gameplay. E infatti siamo su Fallout 4. Ebbene sì ragazzi, oggi siamo su Fallout 4. Un gioco che non avevo mai portato sul canale e che sinceramente mi sono pentito di non aver mai portato, perché è un gioco che merita davvero. E poi lo porto anche per fare un po' di varietà, perché tra Dragon Ball e The Division, diciamo, un po' di varietà ci vuole. Anche se The Division non è diventata una serie fino a quando non lo direte voi. E lo stesso varrà per Fallout. Io ve lo propongo, poi voi decidete se diventerà una serie. Come al solito vi proporrò due episodi. In The Division ve ne ho proposti tre, vabbè, ma quelli è perché era un caso particolare. Intanto il telefono che non mette a fuoco. Ok, grandissimo telefono, ti amo quando metti a fuoco. Intanto guardate il mio personaggio, sembra Robocop dei poveri. A parte le cagate, oggi siamo su Fallout 4 per andare a scoprire una località che ancora non ho scoperto. Come vedete sul mio radar, che non mi ricordo come si chiama. No, aspettate ragazzi, non mi ricordo come si chiama. Il Pip-Boy, ecco, non mi ricordavo come si chiamava Pip-Boy. Per andare a scoprire questa località che si chiama Avamposto Militare S. Boston. Non so S per cosa stia, però andiamo comunque a controllare. Probabilmente ci troveremo cose molto utili, almeno spero. Ragazzi, mentre camminavo per andare a scoprire questo luogo, mi sono imbattuto innanzitutto in delle api fastidiosissime. Levatevi dal coglione, via, via. Oh, un intero caricatore per un'ape, anzi per una mosca, anzi. Facciamo così. Facciamo, prima di finire tutti i colpi per queste dannate api, ho sbagliato, facciamo così, che forse è meglio. Ah, molto utile questa abilità, veramente. Mizzamo, l'ha beccata nemmeno una volta, oh. Cioè, sta pistola allora perché l'ho potenziata? Innanzitutto, allora, il gioco mi sta laggando in una maniera assurda e non so il perché. Cioè, che cos'era quello? Gesù? Sei tu? Allora, qui dovrebbero... Granata! Dov'è? Dov'è? No! No, poverino, è stato ucciso! Cioè, ucciso, oddio, ferito. Non sia mai. Dove sono gli altri nemici? È alleata o nemica? No, questo qua è nemico però. Questo lo so. Facciamo così, va. Facciamo che ti ammazzo in questo modo molto rapido. Boom. Ok. Allora, almeno una volta questa abilità colpisce, che è lo spavent praticamente. Facciamo così. Due. Pam. Pam. No, no, io ho fatto niente ovviamente. Ok. Ok, è morto. Ora, dannata torretta, ha smesso. Ma perché il gioco mi lagga così? Poi, non so se lo vedete, però il gioco a me va tipo a 20 fps, cioè certe volte, buh. E sono su console. Va bene, ho capito. Siccome non mi va di sprecare proiettili per dei nemici inutili, utilizziamo una bella arma leggendaria. Oh, oh madonna. Sì ragazzi, questa qua è un'arma leggendaria, perché l'ho trovata da uccidendo un boss, tipo, non mi ricordo, si trovava, era tipo un gigante enorme e si trovava su un lago, dentro un lago di anatre di plastica, non so come descriverlo. Comunque vi posso assicurare che fa veramente male quest'arma. Ancora a rompere le palle, la vacca, aia, te, muori, tu, ok. Con tre colpi già si ammazzano i nemici. Allora, munizioni, granata, torace, gamba sinistra. Vabbè, la gamba. Ah, Cristo, trasporto troppo peso. E vabbè, liberiamoci delle robacce. Ok, buttando solo un fucile, miracolosamente, anzi non è questo, è questo qua, miracolosamente adesso posso camminare di nuovo bene. Boh, la fisica di Fallout, vabbè. Comunque rimane sempre un gioco bello. Forza Dogmeat. Andiamo a scoprire questo luogo misterioso. Magari correndo un po', perché non ho voglia di perdere tutti i minuti che ho a mia disposizione. Perché il massimo di minuti che ho a disposizione è 15. E non vorrei perdere tutti i 15 minuti a passeggiare come un ebete. Ok, avamposto militare S. Boston. Che non so cosa voglia dire S, vabbè. Allora, Dogmeat, vai tu per te. Chi è questo qua? Recluta Gunner. Ma vaffa. No, anche tu, che tu. Aspetta,
aspetta. Pam, uno, due. Dogmit, ovviamente tu non fare niente, mi raccomando. Aia. Oh, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto, poca vita, cavolo. Sì, in teoria dovresti essere morto tu, cioè. Perché continui a muoverti con la testa? Stai fermo. Ferma, no, niente, vabbè, non si sa. Hai attacchi epilettici pure da morta? Vabbè, pazienza, resta lì e decomponiti lì con i tuoi attacchi epilettici pure. Mangiamoci un cocomero. Ma io avevo lo steam pack, ma sono un deficiente. Il cocomero potevo pure piantarlo nella mia base, che poi vi farò vedere. Ok, stiamo andando di nuovo in questo bunker. Mi raccomando, Dogmit, tu vedi il tuo padrone in difficoltà, vedi che sta per morire, mi raccomando, non fare niente. Cioè, bravo cane, bravissimo, proprio, sei il miglior cane del mondo. Vai, Dogmit, ammazzalo. Dov'è Dogmit? Ma sei scemo? Ok, tu, ok, muori. Ce ne dovrebbe essere un altro. Eccolo, che sta sparando già come un dannato. Pam. Vai, muori. Muori, per favore. Non posso morire pure così. Vai, muori. Muori, per favore. Ti prego. Non posso. Ok. Tappo, munizioni. Biberon. Veramente un soldato si tiene un biberon. Vabbè. Dov'è Dogmit, per curiosità? Voglio vederlo. Dove sei, Dogmit? No, niente. Dogmit non c'è. Io sono... Ah, ma ce n'è un altro. Ah, ma ce n'è un altro. Madonna, santi... Ma gli ho fatto esplodere la testa, madonna. No, dico salve, potevate aiutarmi prima, eh? No, vabbè, lasciamo perdere. Allora, in questo gioco tutti mi odiano. Perché manco il mio cane mi aiuta, manco il mio cane. E non so manco dov'è. Cioè, è scomparso. Se n'è andato a cagne. Boh. Aiuto, aiuto, levati. Non mi rompere. Aiuto. No. Tu sei la forma mal riuscita di Hulk. Tua madre ha fatto un aborto. No, 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 no. Vai, usa lo spab. Vai, muori. Ok. Madonna, tu sei il fratello uscito male di Hulk. Ma veramente, ma veramente male, non sto scherzando. Amici, amici cari, aiutatemi. Cagatemi, anzi, prima di tutto, prima di aiutarmi. Assicuratevi che io ci sia. Cioè, guardatemi, cacchio. No, perché nessuno mi guarda, pare che io non ci sono praticamente. Ma salve, salve, salve. Uno, due e tre. Headshot, bitch. Cacchio ragazzi, c'è una mitragliatrice, una torretta automatica, credo, che ci sta martellando. Cacchio. Sì, ma io... Oh, potevo portarmi appresso armi migliori, no? Invece di portarmi addosso queste catapecchie. Che mi sono portato una magnum. Cioè una... Sì, una magnum dovrebbe essere. Però costruita dai predoni. Manco una magnum professionale. No, vabbè. Portiamoci le lattine modificate come armi e vabbè. Siamo immortali praticamente. Guarda quanti! Guarda quanti! La torretta dovrebbe essere di là, credo. Sì, eccola. No, non ce la faccio. Come faccio? Come dovrei fare? Aiutatemi, vi prego. Ma poi dico, un secondo fa non stavate sparando i miei alleati. Perché ora vi siete... Cioè, mi cagano adesso. Quando non devono guardarmi, mi guardano adesso. Tu muori prima di tutto. Ok, mi hai rotto le palle veramente. Quindi, boom. Madò, sul petto. Altro che film di vecchio West. Del vecchio West. Se si possono dire così. Altro che film western. Sono io il vero sceriffo. Un tuo occhio. Dogmit, ti darei un pugno. Cioè adesso sei spuntato. Prima dove eri finito? Granata. No, non mi dire che è morto, ti prego. Dogmit, sei inutile. Ma poi chi è che mi spara? C'è un cecchino là. Oppure... Ah, ma guarda dov'era. Piccolo. Pezze me. No, sto per morire. Ragazzi, allora, io sono bravo a giocare a questo gioco, però con queste armi, perché mi sono portato queste armi? Poi dico, i nemici sono pure troppo forti.
Oh, un nuovo livello. Ma cosa, che non ho fatto niente? Mi sono soltanto fatto sparare addosso? Cartucce al plasma, cartucce, sì. Non mi servono niente le cartucce. Dovevo portarmi appresso, che ne so, Piper oppure Preston, che ne so, non mi ricordo come si chiama. No, raga, sto per morire. Allora, aspetta, io dovrei avere nel... No, nel, non nel bestiario, nelle provviste. No, ho sbagliato. Qua, provviste. No, perché faccio cretinate? Allora, fungo mutato, mi devo mangiare questo per guarire. È l'unico modo per sopravvivere. Ma poi ora che ci penso, ragazzi, ma perché devo faticare? Cioè, già il posto l'ho sbloccato, quindi volendo me ne potrei anche andare, ecco. Magari, sarebbe la cosa migliore. Ragazzi, tutti addosso a me sono! Guardate! Allora, prima di tutto, allora, mi avete rotto le... È pure leggendario! No, vabbè, dai, ragazzi, pure leggendario no, però... Ma poi dico, cioè, un secondo fa, qualche minuto fa, c'erano tipo 300 miei alleati, no? Ecco. Adesso la domanda è, la fatidica domanda, perché adesso se la pigliano tutti con me? E perché Dogmeat è un cane inutile? Dogmeat, guarda, ti sparerei addosso, però non posso, perché il gioco non me lo permette, solo per questo. Vabbè, pure la mia mira. Oh, lo colpisco? Veramente? Oh, almeno una volta. Allora, però questo personaggio si deve stare fermo con la visuale, magari così riesco a colpirlo. Pam. Ma aspetta, ma io perché devo utilizzare questo se posso utilizzare... No, no, uso la mia mira che forse è meglio. Tanto questo qua deve morire uguale. Pam. Certo, la mia mira, potete immaginare io come sono in COD. Cioè, faccio cagare, cagare a tutti. Che cosa è successo? Mi è esplosa una cosa dietro e non ho manco capito che cosa è successo. Fallout è un gioco bello, ma rompe un po' il cazzo. No, dai, di nuovo qui, no, ma perché? Vabbè, detto questo, il video si può concludere qua. Io spero che il video vi sia piaciuto. A breve vedrete anche il secondo episodio, magari, dove vi farò vedere anche la mia base. E magari cercherò anche di non morire. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, commentate, ditemi se volete determinate serie, perché se non scrivete io non ve le porto, cioè... Vabbè, ciao ragazzi.